attacco ed è il gol del vantaggio della Repubblica Ceca. Libor Kozak, 19esimo, gli inserimenti di Ceca. Sì, e la difesa 3 ti consente agli avversari di andare a colpire zone di campo come gira Ceca, in questo senso, perché lì, pensando di avere densità davanti alla porta, alla nostra porta, lì c'è possibilità di inserimenti. Hanno fatto tutto bene, quindi va bene, però insomma 1-0, tempo ce n'è. Secondo gol in nazionale per Kozak, che aveva giocato la prima da titolare proprio contro gli azzurri a Praga. Qui vediamo Rosinski, Iracek. Questa palla è bellissima, sì. A correre sulla corsa dell'avversario. Ed è bravo anche Kozak, scivolato, andare a battere Buffon. Tutto è cominciato da un tocco delizioso di Rosinski, l'inserimento di Iracek, la finalizzazione di Kozak. Italia sotto di un gol, Alessandro Antinelli. Allora, il gesto di stizza di Cesare Prandelli. Ed è... perché è un leggero... troppo nel pensare, se esce direttamente forse intercetta questa palla, però vedi, sia Candreva e Pirlo precedentemente hanno messo questa palla coi giri contati, con la forza giusta, cadeva proprio davanti al dischetto di rigore. E lì i nostri salti. Attenzione alla maglia numero 3. Guardate Ceca, sì, non arriva completamente così a vuoto. Sì, si rende conto di essere lontano, cerca di arrivarci, diciamo, ostacolato forse anche da Kozak. Sì. Andiamo subito dalle parti della panchina italiana. Alessandro Antinelli, premiato lo sforzo dell'Italia, grande esultanza. Va Balotelli, Italia in vantaggio 20 su 20. Balotelli dal dischetto non sbaglia mai. Delle squadre di club in nazionale è infallibile. Gol numero 11 in maglia azzurra, l'Italia in vantaggio. L'Italia in questo momento al biglietto in mano. Alessandro Antinelli, tutti in piedi allo stadium, il sorriso di Mario Balotelli, un grande applauso per Super Mario. E adesso comincia a distendersi Cesare Prandelli, che aveva cominciato il secondo tempo fisso al confine della sua area tecnica, come a spingere, sospingere la sua squadra verso il Brasile.